Ok, adesso io darei la parola a Veronica. Veronica Duranti è studentessa laureanda in economia e commercio all'Università di Siena e è la fondatrice del Movimento degli Studenti contro il Green Pass. Grazie Veronica di essere venuta. Buonasera a tutti. Intanto ci tengo a ringraziare i padovani di avermi invitato qui. Per me è una grandissima gioia e un onore essere qui. E soprattutto vedere che 2 mesi fa eravamo un gruppo su Telegram e adesso siamo un movimento nazionale. È una cosa bellissima. E dimostra che con l'organizzazione e un po' di volontà le cose sono possibili. Se noi oggi siamo qui è perché 2 anni fa qualcuno ha provato di convincere 60 milioni di italiani che dovevano aspettare solo altre 2 settimane per salvare la Pasqua. Le persone no, le persone non le ha provate a salvare nessuno, non gli interessa, come non gli interessava prima. Poi dovevamo provare a salvare Ferragosto, dopo Ferragosto Natale, e dopo 2 settimane si sono trasformati in 2 anni e siamo qui con un presidente del Consiglio non eletto, calato dall'alto e da fuori, supportato da tutti i partiti, direttamente o indirettamente. Quindi ci troviamo con un Parlamento esautorato della sua funzione e senza una vera opposizione, e abbiamo visto che questo Presidente del Consiglio inventa anche degli organi che non esistono nel nostro ordinamento, tipo la cabina di regia. Per questo bisogna dire chiaramente che qui il problema non è il vaccino e non è neanche il Covid. Un'epidemia c'è sicuramente, ma qui il problema è politico. Qui il problema, noi non stiamo combattendo contro il vaccino, noi stiamo combattendo contro una dittatura strana che non si era mai vista prima nel Novecento, perché punta al controllo totale dell'individuo. Il Green Pass non è una misura sanitaria, ormai questo qui è condiviso, anche i media mainstream lo dicono. Il Green Pass non è neanche il mezzo per le vaccinazioni, il Green Pass è il fine. Nonostante loro dicano che il Green Pass serve per riportarci alla normalità, il Green Pass in realtà serve per traghettarci alla loro nuova normalità, dove certi diritti che prima erano riconosciuti, e ricordiamo che quel riconosce all'articolo 2 della Costituzione un significato preciso, significa che la Repubblica si limita a riconoscere dei diritti che si considerano propri, intrinseci dell'essere umano. Noi invece andremo in una società dove questi diritti saranno concessi dietro una condizione, che oggi è il livello di contagiosità personale. Domani chi lo sa? Comunque verranno stabiliti questi criteri da persone come ora che non rappresentano nessuno. E quelli lì che mi dicono che il governo con il Green Pass ci restituirà la libertà, io rispondo che la libertà non si può restituire, nessuno può restituire la libertà a qualcuno, perché l'uomo nasce libero. L'unica limitazione che una collettività può darsi sono con le leggi che si è scelta da sola, che si è data da sola, non con i dettami di un tecnico che gioca a fare il re. Quindi a noi studenti è stato vietato da un giorno all'altro di proseguire il nostro percorso di studi. Finora la logica neoliberista ha voluto dipingere l'università come un'azienda, come un esamificio, nel quale noi entravamo per prendere il famoso pezzo di carta. L'università non è un pezzo di carta, l'università, la scuola, l'istruzione in generale è un percorso umano prima che culturale. E vietare a delle persone di accedere all'istruzione, ma penso anche a tutti gli altri luoghi di cultura,
come i musei, le mostre, quindi accedere all'arte. Significa vietare, precludere a delle persone strumenti che servono al pieno sviluppo della persona umana, come sancisce la Costituzione. Non si era mai visto un governo nella storia repubblicana che operasse con tanta prepotenza, perché non c'è bisogno di cercare termini politicamente raffinati, questa è prepotenza e arroganza di chi sa di essere dalla parte del torto. E lo vediamo anche con i lavoratori, perché costringere, cioè ricattare un lavoratore, togliere lo stipendio e il lavoro ad un lavoratore significa condannarlo a morte, significa attentare al diritto all'esistenza, ancora prima che al diritto alla libertà. Questo è il nuovo sistema nel quale loro vogliono portarci, è un sistema che attacca l'uomo, l'essere umano in quanto tale, la sua dignità, la sua coscienza, il suo libero arbitrio, la sua capacità di ragionare come individuo. E allora noi dobbiamo riscoprire la fiducia nell'essere umano, la fiducia in ognuno di noi. Io vedo sui social, vedo nelle piazze le immagini di Gandhi, le immagini di Nelson Mandela. Il modo più efficace per sconfiggere questo potere è convincerci che ogni persona che oggi è qui in piazza può diventare Gandhi, può diventare Nelson Mandela, ognuno di noi abbiamo questo potenziale. E questo è quello che più di tutto spaventa il governo, il fatto che noi non ci pieghiamo, il fatto che siamo in grado di reagire e di resistere, non di essere resilienti. Perché adattarci a ogni cambiamento, anche ai cambiamenti quelli più spaventosi, quelli lì che mineranno il futuro anche di chi verrà dopo di noi, non è un vanto, non è un pregio. A questi cambiamenti bisogna resistere. E noi stiamo resistendo bene. E io sono convinta che anche se, se perdessimo la lotta col Green Pass, questo movimento continuerà a lottare. E sono anche convinta e sono anche molto ottimista che vinceremo, perché la storia è un giudice molto severo, ma premia i giusti. E ci sono esempi sparsi dappertutto di minoranze, di singoli, di uomini e donne che hanno lottato contro poteri che sembravano invincibili e hanno vinto. Quindi complimenti a noi, al movimento nostro degli studenti, ai lavoratori e a tutta la cittadinanza che è qui. Grazie. Resistenza, sempre resistenza.